Ha scelto lo scorpione come simbolo del suo debutto operativo il comandante della Polizia Municipale di Piacenza, Piero Romualdo Bergante, e così ha battezzato una vasta operazione che ha da poco superato i 100 giorni. Come l'insetto punge pericolosamente le sue vittime, il comandante cerca di incidere sulla non facile situazione di Piacenza con una rivoluzione organizzativa. Si è pensato di andare a ridefinire o quantomeno riorganizzare per alcuni aspetti le attività operative, più che altro le attività operative, prendendo in capo io due settori, anzi tre, perché di fatto ho la polizia giudiziaria, il nuovo nucleo operativo tattico e la polizia stradale. La polizia stradale che abbiamo visto viene molto incrementata come attività, con quasi raddoppio del servizio del pronto intervento. Fra i desiderati di Bergante c'è quello di poter dotare la municipale di attrezzature innovative, fra cui droni. La scelta dipenderà dalla nuova amministrazione che uscirà dal ballottaggio di domenica. L'altra novità è la costituzione del nucleo operativo di sicurezza tattica, che sarà trasversale a tutti i servizi. Sarà un nucleo di primo impiego e di risposta immediata. Di fatto andremo a integrare quei servizi dove c'è la necessità, e per le motivazioni che c'è la necessità, se venisse avanti un'attività da svolgere nei giardini Margherita, si andrà a intensificare e fare tutte le attività correlate a quel tipo di servizio, in modo trasversale con tutti gli altri nuclei e reparti. Questo significa che potrebbe aumentare il senso di sicurezza in città? Io penso che aumenterà sicuramente la percezione della sicurezza e mi auguro anche la sicurezza indotta. Adesso partiamo diciamo light, perché di fatto andiamo per intraprenderci nel periodo feriale, però questa attività verrà svolta a suo pieno dal settembre in avanti e sarà sperimentale, in modo tale da fare il punto della situazione alla fine dell'anno per vedere se implementare, modificare o adeguare questo tipo di servizio, anche alla luce delle indicazioni che il nuovo sindaco darà.